Salve signore, buongiorno. I nostri incontri con gli artisti, o meglio i grandi artisti, continuano a Savona, al Palazzo della Provincia, a Sala Nervi, con un'importante artista italiana, Marilena Memmi. Lei è qui presente con la sua mini personale. Noi vi stiamo già inquadrando alcune delle sue opere che poi andremo a conoscere un po' più nei dettagli, ma intanto vogliamo farvi conoscere questa grande pittrice italiana che è qui presente con noi con questa sua mini personale. Vi dicevo, Marilena Memmi nasce a Casarano il 19 agosto 1969, figlia di un noto restauratore di mobili e antiquario. Sviluppa sin da bambina una propensione per l'arte in tutte le sue espressioni. Autodidatta da sempre, dopo un periodo trascorso presso l'Istituto Magistrale di Casarano, decide di intraprendere studi autonomi, puntando sulle sue capacità intellettive e sulle conoscenze acquisite dal padre. Grande amante dell'arte e della storia, sperimenta sempre di più tecniche nuove, sia nel restauro di opere di vario genere che nella doratura a foglia e anche nelle creazioni pittoriche e non solo. L'amore per il disegno la porta ad esercitarsi continuamente guardando e ammirando i pilastri del passato, Leonardo da Vinci, Raffaello, Tiziano, Caravaggio e tanti altri, fino ad arrivare agli impressionisti e agli artisti surreali della metafisica, per i quali sviluppa un'attrazione particolare. La natura umana è al centro delle sue creazioni, infatti le stiamo vedendo alcune delle sue opere, con la sua psicologia e i suoi enigmi filosofici, con un occhio al divino e all'ignoto che da sempre le affascinano. La sua arte è basata sui miscugli di vari materiali che poi andremo anche a farvi conoscere e tecniche sperimentando nuove forme di espressione che rispecchiano il suo modo di essere. Infatti state guardando alcune delle opere che poi nei dettagli vi presenteremo. Matite, polveri, pigmenti si uniscono gli uni con gli altri. Infine, una pasta modellata finemente a mano e decorata con foglie d'oro, argento e bronzo impreziosiscono alcune delle sue opere, rendendole uniche nel loro genere, così che nelle sue opere l'antico e il moderno riescono a fondersi perfettamente. Quindi io vi sto inquadrando proprio nei dettagli alcune di queste sue opere. Di lei hanno scritto molti critici d'arte, vi cito Carla d'Aquino Mineo, presidente del Centro Accademico della Maison d'Art di Padova, che dice di lei: nelle sue opere si riscontra un'eleganza formale e cromatica nell'evocazione di un gusto classico, mentre il segno regna sovrano tra raffinati valori soffusi. Però lei è diventata così una grande attrice italiana perché ha cominciato a fare mostre anche importanti. Infatti le sue esposizioni girano un po' tutta l'Italia e anche il resto del mondo. Infatti lei è stata presente addirittura oltre che nella sua città, nella sua Lecce, nella sua provincia, dove ha partecipato a grandi eventi nazionali e internazionali, ha esposto anche all'Expo Contemporanei in Svezia, alla Beart Gallery Quirinus. Poi è stata esposta a Roma, all'Umberto Boccioni International Prize, poi ovviamente a Padova, con il critico d'arte, abbiamo detto, Carla d'Aquino. Poi è presente anche da noi in Liguria, infatti è esposto al Palazzo Jacopo di Varazze, ha fatto la rassegna nazionale Roma, Città Eterna a Roma, e poi addirittura è stata a New York al World Wide Art Show di Chelsea a New York. Poi è stata all'Art Venice, e poi è esposto anche alla Mostra Internazionale d'Arte di Parigi, al quartiere latino Metro Bac. Quindi vedete che è una grande attrice nazionale e internazionale, Marilena Memmi. Poi ha fatto la Mostra d'Arte a Genova, dove addirittura ha riscontrato un grande successo, dove gli è stato conferito il premio Arte Genova 2018. Ovviamente è presente a diverse mostre come Liguria con l'associazione Varaggio Art, a Live, ad esempio, gli è stato conferito anche il premio Città di Savona. Poi ultimamente è stata anche inserita nel Giornale dell'Arte e nelle firme d'autore, cliccando la galleria in 3D della Maison d'Art di Padova. Quindi Marilena Memmi, complimenti per tutto il tuo percorso artistico, però adesso vogliamo conoscere bene le tue opere che adesso stiamo inquadrando e quindi i nostri telespettatori avranno nei dettagli tutte le informazioni. Eccoci signore e signori, come anticipato, a conoscervi e farvi vedere meglio le opere di Marilena Memmi, presente qui a Savona nella sua mini personale alla Sala Nervi del Palazzo della Provincia. Io vi sto inquadrando la prima opera che si chiama Fusione del 2017 e questa è un'opera particolare perché è fatta con vari pigmenti e polveri con base in oro e foglia di legno. Quindi, come abbiamo detto, lei usa molte componenti per realizzare le sue opere. Questa è un esempio, la opera numero 1 di Marilena Memmi, che si chiama
Fusione ed è un'opera del 2017. Ora vi sto inquadrando la seconda opera presente qui in mostra di Marilena Memmi, che si chiama Senso. Questa è un'opera ad olio su legno ed è del 2016, quindi questa è un'opera che anche lei fa parte di questa mostra mini personale di Marilena Memmi, l'opera numero 2 che vi sto inquadrando. Saliamo e passiamo all'opera numero 3 che vi sto inquadrando ed è intitolata Omaggio alle donne di Boldrini. È un'opera del 2016 ed è un misto su pannello in legno, con particolari in foglia di oro e argento. Quindi ripropone sempre questo insieme di materiali con cui Marilena Memmi realizza le sue opere che derivano ovviamente dalla sua esperienza di vita e di lavoro. Quindi complimenti Marilena, e stiamo guardando la quarta opera. Si chiama Flor, è un'opera del 2016 ed è misto su antica anta di legno e noce, quindi un'opera fatta su un materiale importante, quindi un'antica anta con cui poi Marilena ha realizzato questa opera numero 4 del 2016 che si chiama Flor. Quindi complimenti perché usa anche del materiale che ha un valore anche di antiquariato, un valore storico, quindi complimenti per quello che fai, Marilena. Saliamo, scendiamo e andiamo a vedere l'opera numero 5, che è La Bella Bohémienne, un'opera del 2017 con cui ritorna a fare e usare i materiali classici con cui ha realizzato questa bellissima opera. Quindi complimenti per tutte le tecniche e i lavori che riesci a realizzare con le tue capacità artistiche, Marilena. E chiudiamo con una grande opera. Questa è un'opera grande che ha sia nelle misure che nel lavoro veramente richiede molto impegno e quindi complimenti Marilena per quello che hai fatto, per quello che sei riuscita a presentare. Un'opera che è lunga e larga in maniera molto evidente, quindi si supera il metro in maniera abbondante ed è intitolata Innocent Angel ed è del 2017 ed è un olio su pannello in legno con rifinitura in oro. Quindi lei continua a realizzare queste opere con i suoi materiali ed è praticamente un lavoro quasi esclusivo, quasi particolare. Quindi complimenti a chi, collezionisti, esperti d'arte, potranno avere un'opera di Marilena Memmi che veramente ripercorre tutto un percorso artistico che merita di essere e continuare a essere valorizzato. Quindi complimenti per la tua presenza qui in mostra a Savona, Marilena, e speriamo presto di continuare a vedere queste opere che sappiamo richiedono molto tempo di lavorazione, però sicuramente non stai fermandoti nel tuo impegno. Quindi Marilena, a presto con le tue opere, adesso ti ringraziamo e ti facciamo i complimenti per tutto quello che sei riuscito a presentare qui a Savona. Grazie a tutti, grazie agli amici ascoltatori, alla prossima puntata.